Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con MotoGP 2020 e il nostro Pino Pilotino pronti per il Gran Premio di Silverstone. Il nostro Pino in testa alla classifica, il nostro team di Moto3 è pronto per la prossima stagione. Vedremo come potrà andare, ma nel mentre concentriamoci per questo Gran Premio. Mancano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ancora un bel po' di gare mancano, signori. Quindi abbiamo il tempo di perdere il campionato. In realtà siamo primi, quindi dobbiamo cercare di stare attenti nell'ultima gara. Stavamo andando bene, poi chiacchierando. Magari capita quando Circoli sei chiami. primo, ti metti a chiacchierare in scioltezza e ti distrai. Mi sono distratto ed è successo un macello. Quindi sempre concentrati, signori, sempre concentrati. Mi raccomando, Pino. Non ci facciamo riconoscere. Ah, aspetta, qua. Per quanto, come detto, cambi poco. Poi, prossima stagione, vediamo. Visto che stiamo per approdare in MotoGP, vada come vada questo campionato, ci andremo eventualmente a fondare anche un team di Moto2. Sarebbe stato bello, però, fare ereditare, diciamo, lo stesso, con gli stessi sviluppi, le stesse caratteristiche, ma non credo sia possibile. Penso che non si possa fare. Comunque, nelle prove libere è andato molto bene il nostro Pino. Ha fatto delle gran belle pennellate, un bel giro. Si è riuscito a qualificare comunque nella sessione, l'unica sessione che ho fatto. È riuscito a fare il miglior tempo per 7 centesimi, attenzione a questo. Questi zigzagano, occhio, in modo pericolosissimo. Si rischia di investirli male. Dai, Pino, dai. Che Buzzi ti sostiene sempre e comunque. Accinghiate tra le scapole, naturalmente. Lo stile di Buzzi ormai lo conosciamo, quindi sappiamo com'è. Abbastanza, diciamo che pretende molto dai suoi piloti il mitico Buzzi, e ci sta, onestissimo, onestissimo. E per quanto riguarda la MotoGP, tra l'altro, adesso per curiosità sono andato a vedere, e con i risultati che stiamo facendo ci sono diversi altri team che erano interessati, in realtà maggiormente i team ufficiali. C'è anche il team Gresini che mi sembra, iniziava a dimostrare un po' di interesse. Non mi ricordo precisamente, ma alcuni team ufficiali, anche l'Aprilia ufficiale era appunto interessata. Qualche team secondario. Però noi preferiamo, onestamente preferisco andare con il team, un nuovo team che va ad esordire in campionato. È più intrigante, secondo me, tanto comunque c'è la possibilità di migliorare la moto. E tutto sommato, comunque, dobbiamo dire che i team tra KTM e Aprilia, qua sono andato un po' troppo largo, tra KTM e Aprilia entrambe avevano una buone prestazioni, anche quelli ufficiali più o meno in realtà erano lì quelli che ci hanno dimostrato un po' di interesse, quindi alla fine partiamo anche bene. Terminiamo la sessione, vediamo un Termina dunque secondo e pochino ultimo giorno bene di così, qualifica. Noi più possiamo finalmente vedere la tre composizione della decimi griglia in di partenza avarro. che ci aspetta nel Gran Premio di domani. Grande Pino, grande Pino, grandi soddisfazioni ci sta dando Pino con il proseguio del Buongiorno, buongiorno a voi ben campionato, con collegati da Silverstone. Qui tutto è ottimi pronto per dare risultati. inizio ad una nuova entusiasmante gara della classe Moto2. Daje, Ancora daje. pochi istanti e avrà inizio la gara Allora, della Moto2. In questo momento siamo sulla griglia di partenza in attesa che i tracciato era piloti sui si 30 muovano per gradi, iniziare quindi il giro davanti di mettiamo la allineamento. soft e dietro io metto sempre le medie, ragazzi, perché per quanto la temperatura ci vada ad indicare che forse è meglio mettere le soft, noi diciamo abbiamo una guida un po' così, un po' tanto sportiveggiante. Comunque non cadono più quelli là dietro. Quando hanno fatto la patch hanno, secondo me, migliorato anche il fatto del warm-up. Peccato I perché ci piloti dava sono schierati sulla quel griglia di brivido in partenza più, del quel circuito di warm-up. Silverstone e si preparano ad affrontare uno dei Gran Premi più impegnativi di tutto il calendario. C'è un warm-up dove se sportellavano male aveva il suo perché. No? Dai, Pino, dai!
Attenzione alla prima curva. Metti power 1, che se no qua subito provano ad insidiare la nostra prima posizione. Pino è partito, come detto, non mi sono dedicato alla... la ricerca e sviluppo lato elettronica, perché i nostri ingegneri, i nostri meccanici sono maggiormente per telaio e motore, cioè non ce li abbiamo quelli per elettronica. Fanno, sviluppano veramente pochissimi punti, quindi non ne vale veramente la pena. Abbiamo una moto un po' più rabbiosa, ma ci sta, dai. Una moto un po' più rabbiosa è onesta, ce la possiamo mettere in conto. Occhio. Per quanto riguarda chi continua a dire di assumere del personale, allora, a meno che non ho capito io come si vada ad assumere il personale, ma non si può, cioè quello ci abbiamo, quello ci teniamo. È normale, se no andavamo a riempire tutti gli slot e buonanotte, ma non credo ci sia questa possibilità. Ora, attenzione alle chiacchiere che... se ci distraiamo, ecco, rischiamo di fare un po' troppi danni. Maledizione. Allora, se riusciamo a riprendere un attimino il ritmo. Attenzione, Fernandez cadrà, come sempre. Baldassarri, attenzione, madonna mia. Ma con quale... eccolo. Allora, praticamente loro frenano molto prima di... di Pino, ma poi nel finale di staccata hanno... iniziano subito forse già ad accelerare, che sarebbe forse l'idea migliore per affrontare le curve, perché esci più veloce. Però noi dobbiamo cercare di fare cose alternative. Come detto, Fernandez, strano che stia ancora in piedi. Dalla Porta e Baldassarri, purtroppo nell'ultima gara sono... cioè purtroppo, purtroppo per loro, per fortuna per noi, perché erano comunque tra i contendenti, sono tra i contendenti al titolo. E nell'ultima gara stavano abbastanza avanti, ma sono, purtroppo per loro, come detto, caduti. Vabbè, pure Pino è caduto, quindi Marini ne ha approfittato. Adesso Marini invece è dietro, non si vede tra i primi. Quindi questa cosa un po' ci aiuta. Cioè, per carità, adesso stiamo facendo buoni risultati, eh. Cioè, stiamo provando a fare buoni risultati, perché come detto, tutte volte siamo anche caduti. Però Pino il ritmo ce l'ha. Se non mi distraggo e non mi schianto da solo, Pino può veramente fare, oppela, grandi cose. E con la moto mi sto trovando molto bene, devo dire la verità, con le migliorie che abbiamo fatto. Come detto, è un po' brusca a causa magari mancanza di troppi sviluppi a livello elettronica, ma per il resto un po' di impennatine, a parte un po' di impennatine, la trovo buona, molto buona, ma soprattutto molto guidabile, che è la cosa per me fondamentale, perché diciamo che, come detto, con la guida un po' aggressiva barra non precisa che abbiamo, avere invece un'auto che è abbastanza docile, se vogliamo, scatena la sua potenza solamente nel dritto. Madonna mia, ma come, ma chiedi scusa, ma Baldassarri, ma così si entra? No, Fernandez era che ha chiesto scusa. Vabbè, pure Baldassarri comunque è entrato un po' così. Aspetta che noi comunque di potenza possiamo fare del nostro. Guarda come ti esce Pino. Attenzione a Baldassarri. Cerchiamo di... appelo, appelo Pino, appelo. Grande così. Grande cambio di direzione. Un po'... un po' cigolante questo cambio di direzione, Pino. Comunque abbiamo fatto bene a mettere la media, Che la morbida secondo me l'avremmo macinata. E poi, come vi dicevo, ragazzi, per quanto riguarda la MotoGP, una stagione, vabbè, ce la facciamo. Per il proseguio dipenderà da voi, quindi
dipende dall'interesse nella serie. Se vedrò che ci sarà ancora interesse, proseguiamo magari anche con qualche stagione in più. Se non mi interessa, no. Mi piace sempre spippolare un po' tutte le categorie. Vedete che partiamo sempre dalla Moto3. Forse ci sarebbe più interesse nella serie se magari si arrivasse subito alla MotoGP o fare direttamente la MotoGP. Però onestamente a me piace spippolarmi un po' il gioco dal basso. È quello l'aspetto che più mi piace di questi titoli, che ti danno la possibilità di partire dalle categorie più scarse. Cioè, per dire, pure se in Formula 1 ci fosse la Formula 3, la Formula 2, per poi salire in Formula 1, io partirei dall'ultima categoria, per quanto poi, come detto, magari ci possa essere meno interesse. Però è divertente vedere nel nostro piccolo, se vogliamo, una certa progressione nel pilota, un'idea di una sua carriera fatta dalle scuderie minori, dalle categorie minori, per quanto insomma Pino ormai sono 10 anni che sta a fare carriere di MotoGP. Buzzi ha fatto una stagione, però Buzzi, vabbè, leggendario. Rino, che è il cugino di Pino, ha fatto pure lui una stagione, è stato un po' una meteora Rino pilotino. E Pino, vabbè, ormai lo vediamo spesso e volentieri, quindi insomma pure lui tutto sommato potrebbe anche partire, insomma, da una categoria maggiore. Ormai lo conoscono nel mondo dei motori, no? E che fa Pino? Non lo conosci? Sarebbe come dire Arturo nel mondo dei GTR, che fa? Non lo conosci? Se non conosci Arturo ti sei perso tutto. GTR barra Souls, no. Arturo era Arturo, poi adesso starà rintanato in qualche taverna Arturo, magari insieme a Ciro il pizzaiolo, che avranno aperto secondo me una trattoria insieme Ciro e Arturo. Uno si occupa della fermentazione della birra, che è naturalmente Arturo, e Ciro, vabbè, già faceva le pizze, quindi grandi storie quelle di Arturo e Pino. Mi perdonerà chi non ha seguito i Souls, che magari dice questo che cosa sta dicendo, ma se siete appassionati di motori, io comunque vi consiglio di andare a vedere Dark Souls 2 e 3. In quel caso era 2 e 3 il nostro Arturo e Ciro. Il primo c'era il nostro piromante spumeggiante, che però non aveva un nome, era solo un piromante spumeggiante, così. Nel mentre, chiacchierando di qua e chiacchierando di là, Baldassarri ci ha infilato Oppela. Baldassarri e Bastianini, dove vanno sti due pilotini? Mo ce pezza Guarda Baldassarri con il giro veloce. Oppela, tutti chiedono scusa, attenzione. Vabbè, ha fatto il giro veloce, ecco perché ci ha recuperato così tanto. Siamo anche all'ultimo giro, quindi onestamente no! Dove vai? Pino! 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 No, vabbè, signori, no, qua ci sta. Ma si è fatto 18 km, Pino, almeno recuperatelo. Però scusate, questi non mi possono inchiodare così. Mo per dire, Bastianini, che cosa inchiodi là così a caso? Guarda, mo non ha frenato. Prima aveva frenato come un assassino. Non si fa così, eh. Io l'ho fatto per Bastianini, mica per noi. Sia chiaro. Siamo Power 2, signori, e sfruttiamola per questo finale di giro. Guarda qua con la Power 2 il motore come vola. A Bastiani te devi togliere. E tu sei pericoloso. Come detto, in questo caso l'abbiamo fatto solo per Bastianini, mica per noi. Oppela, guarda come ti è arrivati Dera Passion, Pino. Sì, però scusate, questi iniziano a diventare devastanti con questo
ritmo di gara nell'ultimo giro, ultimo in realtà anche penultimo giro, perché nel penultimo giro hanno fatto il giro veloci, prima Baldassarri e poi Nagashima, mi sa. Con la Power 2 un po' rischiamo in ripartenza perché appunto c'è più potenza, però Baldassarri non lo riesco a recuperare. Non lo riesco a recuperare. Guarda qua, attenzione anche a Marini. Con la Benza ce la dovremmo fare. Eh no, non ce la faccio a recuperarlo. Occhio, però pure lui sta sguisciando un pochino. Guarda là la gomma posteriore, attenzione. E levate. Guarda sto Fiodena. Vai così all'esterno, Pino. Mamma mia, al photo finish. Però peccato che abbiamo perso la prima posizione così nel finale. Con quale sguardo Baldassarri? Con quale minaccia? Risultati ufficiali della gara Moto2 appena conclusa. Noi eravamo più lenti comunque. Nel finale ci hanno veramente devastato. Noi, guarda là i tempi. Cioè, praticamente Pino 2-4-6. Noi saremmo stati a livello di tempi dopo di Giannantonio, no, dopo questo, qua più o meno. Fernandez, abbiamo lo stesso ritmo di Fernandez, leggermente più veloce. E questi nel finale si fomentano. Andiamo a vedere a livello mondiale. Baldassarri supera Marini. Fortunatamente tra di loro si perdono un po' di punti. Per quanto Baldassarri comunque adesso è a meno 13. Quindi ocio. Pino rimane in testa, ma cigola un pochino. Questo secondo posto è un ottimo risultato sia per lui che per la squadra e lascia sicuramente ben sperare per le prossime gare. Insomma. Comunque, dobbiamo gestire un po' la situazione, dobbiamo cercare di sfruttare anche il fatto che gli altri, come detto, magari quello che va ad insinuare la prima posizione non sia sempre lo stesso. Questo fa perdere, come detto, un po' di tempo agli altri piloti, che non è male, un po' di tempo inteso come un po' di punti. Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, purtroppo credo non riusciremo a fare nient'altro, perché qua ne mancano 1000 di punti, qua ne mancano 300, però poi comunque ci vorranno un po' di settimane, quindi onestamente se avanziamo alla prossima settimana forse con i punti arriviamo al livello di telaio per la ricerca. Yes, 2005 quest'altro era 3000, mi sa che forse un po' troppo. Qua miglioriamo la percorrenza, si potrebbe fare, sicuro di sviluppare, sicurissimo. Ci mettiamo il nostro personale autorizzato lato 50 settimane senza nessuno, giustamente, però ci vedete, comunque lo fa. Non so chi lo faccia, ma in 50 settimane ve lo danno lo stesso, anche se non ci lavora nessuno. Ce la facciamo? Otto settimane. Otto settimane non so onestamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per Sepang. Vabbè, ci sta. Ci metto una persona in più, anche se poi all'atto pratico non dava più sconti. Però per le ultime due gare ce l'abbiamo. Va bene, dai ragazzuoli, mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra. Seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione, anche sul secondo canale. E noi ci vediamo al prossimo episodio con il nostro Pino Pilotino. Manca ancora un bel po' da fare, un bel po' di lavoro, quindi sempre concentrati. Voi mi raccomando, come sempre, sostenete la serie. E ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Taleale.